La cosa bella di questo sport, devo dire, che è molto semplice, molto diretto, dai bambini alle signore, anche persone che non hanno mai giocato né a tennis o altri sport, si approcciano a questo sport con la consapevolezza di partire da, magari da zero, ma di migliorare in tempi rapidissimi. Sport che è famoso e tanto praticato soprattutto in Spagna. In Spagna è addirittura il secondo sport dopo il calcio in Argentina. Io ho giocato per la prima volta nel 93, quindi tantissimi anni fa, a St. Bart, a casa di Nicola Berti. Lui aveva questa casa con un campo da padel e ho giocato per la prima volta lì con Yannick Noah, quindi figurati, insomma. Quindi la passione l'ho presa lì, poi ho iniziato, devo dirti la verità, non tantissimo tempo fa, quindi un anno e mezzo fa, ho iniziato qua a Milano e mi è piaciuto subito, perché comunque è uno sport divertente, è uno sport che ti prende veramente tanto, e quindi è nata questa opportunità, insomma, di creare questi campi in centro a Milano, in questa location che comunque è fantastica, e abbiamo preso l'occasione e abbiamo fatto, insomma, questo centro sportivo di padel che per il momento sta avendo parecchio successo da parte, insomma, di chi viene a giocare. Io la prima volta che ho visto questo sport è stato nel 2003, quando andai a giocare a Madrid, all'Atletico Madrid, e mi vedevo sotto l'albergo questi campi e non capivo di che sport si potesse giocare. E alla fine, invece, tornando un po' a Barcellona dopo qualche tempo, ho visto giocare, ho cominciato a cimentarmi sporadicamente, e poi quando siamo tornati qui con Gigi e con Lorenzo abbiamo avuto l'idea di poter mettere insieme una squadra affinché potessimo portare il padel nel centro di Milano. La cosa bella di questo sport, devo dire, che è molto semplice, molto diretto, dai bambini alle signore, anche persone che non hanno mai giocato né a tennis o altri sport, si approcciano a questo sport con la consapevolezza di partire da, magari da zero, ma di migliorare in tempi rapidissimi. Altri sport sono più complessi e diventa anche trovare la soddisfazione velocemente diventa anche sempre più difficile.